Prendono il via a partire dal lunedì 13 gennaio i corsi di soccorritore volontario organizzati dalla Misericordia di Arezzo. Le prime lezioni, che si svolgeranno fino al 6 febbraio, forniscono una preparazione di livello base e prevedono una frequenza media di 2 giorni a settimana. Il livello base è già sufficiente per assicurare autonomamente un sostegno nelle più frequenti situazioni di primo soccorso, per quanto riguarda le funzioni vitali di base, i traumi e tutti quegli incidenti che possono capitare in ogni momento del giorno e della notte, in famiglia, sul lavoro, in viaggio, a scuola, durante lo sport o nel tempo libero. Sapere come comportarsi può essere fondamentale per salvare la vita al proprio vicino o comunque per permettere un migliore soccorso da parte del personale preposto. Come ci ricorda questo video, preparato e pensato dalla Misericordia di Arezzo per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della frequenza dei corsi. Ma Fabrizio è sempre in ritardo. Che facciamo, ragazzi? Ordiniamo o aspettiamo? Scusate, ragazzi, per il ritardo, Sempre il solito. Ma ragazzi, no, non così. Ehi, Fabri, tutto bene? Ragazzi, è sbattuta la testa, alziamola. Fermo, mettiamola in posizione di sicurezza. Chiama il 118 e segui le indicazioni. Ma come fai a sapere tutte queste cose? Dovremmo sapere tutti come soccorrere una persona, almeno le basi. Bravo, ben fatto. Sapete cosa vi dico? Che un cittadino formato e istruito al soccorso può salvare una vita prima del nostro arrivo.